Lo chef pizzaiolo Patron di Napoli on the road a Londra, Michele Pascarella, è stato ospite d'eccezione all'alberghiero Ferraris di Caserta per una masterclass di pizzeria. Il talentuoso pizzaiolo campano, originario di Maddaloni, 31 anni, residente a Londra da ben 12 anni, sta facendo parlare di sé già da un po' di tempo. Ai ragazzi del Ferraris, prima della masterclass nell'Aula Magna, Pascarella ha parlato del suo progetto Napoli on the road, nato su un tre ruote per le vie del centro di Londra, e dei suoi nuovi progetti già in cantiere, nonché della sua pizza come valorizzazione del Made in Italy. Gli inizi sono stati ovviamente molto molto difficili, perché comunque facendo street food devi avere a che fare con tante persone, non sempre riesci a metterti subito nel mondo del lavoro, a prendere dei mercati, dei punti dove tu puoi vendere le pizze che vanno bene. Quindi per circa un anno e mezzo ho fatto circa, non vi nego, 90-100 ore a settimana, alternando il lavoro nelle pizzerie come extra e il lavoro come street food. Quindi l'idea è stata questa: riuscire a far capire agli inglesi in 2-3 minuti di tempo cosa significasse fare una pizza nel momento, cuocerla e farla mangiare anche a loro. Ed è stato un approccio, secondo me, fantastico, perché loro finalmente hanno capito la passione che noi italiani, campani soprattutto, abbiamo nei confronti della pizza, di un prodotto che fortunatamente oggi ci porta in giro per il mondo, ci dà tante soddisfazioni. Fare gli onori di casa all'ex allievo del Ferraris, la preside Antonietta Tarantino. Con Michele che ritorna nella sua scuola e racconta ai nostri studenti, ai suoi compagni, la sua esperienza di vita, ovviamente partendo dalle origini, e poi man mano racconta tutto quello che è stata la sua esperienza nel mondo della pizza, appunto tale che il suo talento è stato anche riconosciuto e apprezzato sia a Londra che sappiamo nel resto del mondo. Lui infatti sta girando adesso tantissimo, proprio sia a pubblicizzare, valorizzare la pizza italiana nel mondo, ma soprattutto il suo talento. Ecco, un orgoglio per questo istituto? Sicuramente, ma soprattutto, come dico sempre io, un buon esempio per i suoi compagni, per gli studenti di oggi, che potrebbero essere anche loro i futuri migliori pizzaioli al mondo di domani.